Allora, siamo lieti di avere di nuovo qui con noi Marco Consolo, che è stato per 6 anni responsabile esteri di rifondazione del Partito della Rifondazione Comunista e oggi lavora nell'area esteri e pace. E, ricordo che con Marco abbiamo fatto già una videointervista molto interessante sul Venezuela, sulle ultime elezioni in Venezuela, che potete trovare, se non l'avete ascoltata, in questo canale YouTube, che ricordo è il canale YouTube del settimanale comunista La Città Futura. E oggi volevamo appunto parlare con Marco innanzitutto di questo vertice dei BRICS, perché purtroppo qui in Italia se ne è parlato poco o niente, con forse la sola eccezione di Ottolina TV, però per il resto, insomma, persino sul manifesto praticamente non hanno detto quasi nulla. Cosa ci dici, Marco, di questo vertice? Che idea ti sei fatto? Allora, innanzitutto un saluto a tutte e tutti quelli che ci ascoltano. E io penso questo, innanzitutto mi sembra doveroso citare Gramsci nella famosa frase in cui appunto Gramsci dice che il vecchio mondo non è morto e il nuovo fatica a nascere. No, E scusa, il questo, vecchio sta morendo. sì, il vecchio sta morendo, però ancora non è morto. Il nuovo, diciamo, nuovo mondo fatica a nascere e nei chiaroscuri nascono i mostri, no? Appaiono i mostri. I mostri oggi mi sembra che siano fascismo e guerra, l'ho detto diverse volte e lo ripeto oggi, però diciamo, è chiaro che siamo in una transizione, in un momento di transizione, questo è il dato principale, mi pare, dal vecchio ordine mondiale a un nuovo ordine che ancora io credo fatica un po' a nascere, appunto, come diceva Gramsci, nel senso che sì, si sta iniziando a strutturare, si sta iniziando a configurare, però ancora la transizione, a mio avviso, non è ovviamente terminata e sarà, a mio modesto avviso, insomma, con tempi medio-lunghi. Questo è il primo dato. Certo, l'apparire dei BRICS insieme all'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ed altre strutture regionali, in particolare nel versante appunto asiatico, centroasiatico, euroasiatico, segna un cambio di passo rispetto al passato. I BRICS non sono nuovi, tra virgolette, ma questo vertice, l'ultimo vertice che si è svolto a Kazan nelle settimane scorse, io credo che rappresenti in parte un salto di qualità. Perché? Innanzitutto ricordo che i BRIC sono nati come BRIC, cioè Brasile, Russia, India, Cina, e poi si è aggiunto il Sudafrica, arrivando alla definizione di BRICS. Poi c'è stata un'ulteriore integrazione di altri 6 paesi, cioè Iran, Egitto, Etiopia, Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, di cui magari parliamo a parte, come soci di fatto. E poi nell'ultimo vertice, appunto a Kazan in Russia, si è verificata, diciamo, un'altra novità, cioè l'entrata come soci di 13 paesi. Li ricordo qui per gli ascoltatori e le ascoltatrici, cioè Algeria, Bielorussia, Indonesia, Kazakistan, Malesia, Nigeria, Thailandia, Uganda, Uzbekistan e Vietnam e poi Bolivia e Cuba. E già, diciamo, questo schema, poi entriamo nel dettaglio di alcuni dei paesi, è uno schema, a mio avviso, a cerchi concentrici, per capirci, cioè c'è un nucleo duro, tra virgolette, formato dai BRICS e BRICS Plus, cioè con i 6 paesi iniziali, quelli, i secondi entrati per capirci, e poi ci sono appunto questo, un cerchio più ampio che integra questi nuovi 13 paesi. Come sappiamo, all'interno di questi paesi, diciamo i governi, il tipo di democrazia, eccetera, è molto ampio e variato. Non si può certo comparare, non so, la Russia con l'Etiopia o
o con l'Egitto o con l'Arabia Saudita stessa, cioè sia come peso economico, sia come peso, diciamo, in termini di paesi, eccetera, ovviamente siamo con situazioni molto diverse. Pensiamo all'India, la cui popolazione è superiore addirittura a quella della Cina, no? Piuttosto appunto alla Cina stessa, comparata, non so, con un paese, con piccoli paesi come il Kazakistan, eccetera. Però questo schema di cerchi concentrici integra dei paesi molto importanti, sia per produzione di petrolio, per esempio, penso alla Nigeria, penso ad altri appunto mostri, diciamo giganti, tra virgolette, nell'economia mondiale, sia con paesi che sono parte dell'alleanza della NATO. La Turchia, per dirne una, e l'Arabia Saudita in parte, anche se non è membro della NATO, ma insomma, l'Arabia Saudita che in questo vertice di Kazan in realtà non ha ancora deciso che fare, cioè se entrare o non entrare, eccetera. L'Arabia Saudita sappiamo perfettamente che è legata a doppio filo agli Stati Uniti, sia per il tema petrolifero, appunto, sia per le forniture militari, eccetera. Quindi è un paese, diciamo, che ha un piede in due scarpe, per capirci, no? Così come la stessa Turchia, che però vede la possibilità di stare dentro i BRICS come possibilità anche di affermare la sua egemonia in una parte del continente asiatico, non certo secondaria, no? La Turchia ha, diciamo, un'idea di espansione in quanto a egemonia politica all'interno di quell'area là. Dicevo che ci sono regimi molto diversi tra di loro, appunto, no? Insomma, dall'Arabia Saudita pensando alla Cina, alla Bielorussia, all'Indonesia, però sono paesi con un peso economico, con popolazione, con una quantità di popolazione molto, molto importante, l'Indonesia stessa, la Malesia, che non è certo un paese secondario. E al centro della discussione, e questa è la parte, diciamo, più critica a mio avviso, c'è stato da una parte la discussione sulla adozione o meno di strumenti monetari alternativi al dollaro. Come sappiamo, il dollaro comunque ancora la fa da padrone negli scambi commerciali internazionali, a partire da Bretton Woods, cioè dall'accordo post Seconda Guerra Mondiale, in cui il dollaro è stato la moneta di riserva, la moneta di riferimento, no, per gli scambi mondiali, anche se il suo peso oggi nel commercio mondiale è sceso al 49%, quindi una caduta percentuale che non è secondaria, ma non è neanche, diciamo, fondamentale. Vuol dire che la metà degli scambi commerciali del mondo ancora si fanno in dollari. L'altro elemento, poi lo approfondiamo, è stato quello del SWIFT, cioè del sistema che permette gli scambi internazionali e che fino ad oggi l'ha fatta da padrone, con le cosiddette sanzioni nei confronti della Russia. Sappiamo che la Russia ha stabilito un sistema alternativo al SWIFT, cioè oggi gli scambi, in particolare tra Russia e Cina, avvengono attraverso appunto un sistema alternativo, perché il SWIFT è una maniera di controllare tutti gli scambi internazionali e addirittura di decidere chi può scambiare appunto in termini commerciali con chi. Detto in altri termini, se tu non passi attraverso il SWIFT o se io voglio chiudere gli scambi commerciali, ho la possibilità attraverso il SWIFT, attraverso questo sistema, di bloccarti. Cosa che infatti avviene ed è avvenuta, per esempio, rispetto al bloccheo nei confronti di Cuba, no? O rispetto al blocco nei confronti del Venezuela. Cioè, se io voglio commerciare con questi due paesi, non posso passare attraverso appunto questo sistema finanziario, bancario che è il SWIFT.
Quindi questo era l'altro elemento, diciamo, importante. Teniamo conto del fatto che Russia e Cina in particolare non utilizzano all'interno degli scambi interni il dollaro, ma utilizzano le proprie monete, cioè gli yuan e il rublo per quanto riguarda la Russia. Quindi non parliamo ovviamente di bruscolini, ma parliamo di un volume importante, no? Di scambi commerciali. Non c'è stata, come molti speravano, l'annuncio, diciamo, di una moneta o di una unità monetaria di riferimento comune, più che di una moneta comune, come molti speravano. Io su questo sono molto pragmatico e realista, cioè passare da un sistema mondiale controllato dal dollaro ad altro non è cosa di 24 ore, non è cosa da fare, come dire, dalla sera alla mattina, al di là delle decisioni politiche, al di là delle decisioni economiche, eccetera. Questo è un, come dire, un processo che comunque sta andando avanti dalla riunione fatta in Sudafrica dei BRICS, in cui si è dato mandato ai ministri delle finanze e dell'economia dei paesi membri di studiare forme appunto alternative al dollaro, ma questa unità monetaria di scambio ancora non è nata. Putin ha fatto vedere al mondo, diciamo, questa banconota, tra virgolette, no? Non so se poi hai avuto modo di vederla, molto colorata, con tutti i paesi BRICS sul retro, eccetera, eccetera, ma, come dire, è più un annuncio per il pubblico che poi un sistema reale, no? Una moneta reale di scambio. Quindi tutta questa parte qui, che è importantissima, perché, insisto, il controllo da parte degli Stati Uniti, da Bretton Woods in poi, e in particolare col fatto che quando Nixon nel 72, se non erro 73, la memoria non mi aiuta oggi, ha chiuso con la parità, cioè con l'appoggio del dollaro sull'oro, cioè, questa cosa qui ha significato che sostanzialmente gli Stati Uniti hanno la possibilità di emettere dollari, però è praticamente carta, perché non è più, no, appoggiato, diciamo, dall'oro in quanto tale. Quindi gli Stati Uniti si indebitano, tra virgolette, senza nessun contrappeso, senza nessun controllo, senza nessun elemento di riserva, sostanzialmente. E questo non è un dato secondario. Quindi uscire dal dominio del dollaro è certamente uno degli obiettivi di questo mondo multipolare, che ancora fatica a nascere, riprendendo Gramsci. E l'altro elemento, a mio avviso, diciamo problematico, la metto così, è che molti aspettavano da questa riunione una chiara alternativa all'ordine mondiale attuale, cioè al predominio dell'imperialismo statunitense con i suoi alleati, soci, eccetera. A mio avviso c'è stata un po' una visione, la definisco riformista, tra virgolette, nel senso che nella dichiarazione finale, molto lunga, eccetera, si parla di possibilità di necessità di riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, del sistema Nazioni Unite in quanto tale, eccetera, eccetera, ma insomma, non c'è questa alternatività chiara al dominio del nord globale, dell'Occidente, sostanzialmente. C'è un dato importante, questo sì, sulle cosiddette sanzioni. A me non piace usare questo termine, perché in realtà si tratta di misure coercitive unilaterali che gli Stati Uniti in particolare, ma anche l'Unione Europea, hanno adottato al di fuori dello schema ONU nei confronti di diversi paesi. Quindi c'è una condanna alle misure coercitive unilaterali, il che è importante, insomma, per quanto riguarda
gli scambi internazionali e i rapporti internazionali dell'oggi. E l'altro elemento, a mio avviso, problematico, che ha fatto parlare molti e ha fatto, come dire, consumare molta stampa e molto inchiostro, è stato il cosiddetto veto del Brasile nei confronti del Venezuela. A mio avviso si è trattato di una mossa sbagliata, lo dico senza infingimenti, di una mossa abbastanza grave, abbastanza anche in controtendenza con quelle che erano state le dichiarazioni dello stesso Lula nei mesi passati. In teoria, o almeno la giustificazione del Brasile è stata quella di una rottura della fiducia nei confronti del Venezuela. So che ne avete parlato, come tu mi dicevi prima, in particolare a partire dal risultato elettorale. Credo che questa sia più una scusa che altro. I motivi sono, a mio avviso, più profondi. Provo ad analizzare alcuni degli elementi, no, che sono problematici. Lo dico anche perché, appunto, il Venezuela, come sappiamo, è il paese con le riserve petrolifere accertate più grandi del mondo, quindi la sua entrata nei BRICS avrebbe avuto un peso anche per quanto riguarda il tema energetico, che è un tema chiave ovviamente nell'ordine, un nuovo ordine mondiale. E quali sono i motivi veri, a mio avviso? Innanzitutto il fatto che il Brasile ha una posizione dominante in America Latina. Una volta si parlava di subimperialismo brasiliano nei confronti del resto del continente, e la storia, come segnala un interessante articolo di Attilio Boron, un compagno argentino che segue appunto da vicino l'evolversi anche di questa vicenda, e i rapporti tra Brasile e Venezuela, e in particolare tra Itamaraty, poi ne parlo, cioè il Ministero degli Esteri praticamente brasiliano, sono stati sempre un po' problematici. Perché? Innanzitutto il Brasile si era opposto all'entrata del Venezuela nel Mercosur, cioè nell'area di libero scambio che riunisce Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay. E a suo tempo c'era stato un braccio di ferro sostanzialmente affinché il Venezuela non potesse entrare all'interno del Mercosur in piena, con tutte le proprie, come si dice, prerogative. Quindi, primo elemento, il blocco sul Mercosur. Il secondo elemento di frizione tra Brasile e Venezuela, e non solo, è stata la creazione della Banca del Sud, proposta da Chavez, che era un visionario in quanto a, come dire, a ricostruire un ordine mondiale diverso, e Chavez aveva proposto una banca dei paesi del sud, non solo dell'America Latina, ma aperta, diciamo, a tutto il mondo, cosa che in parte io credo si sta verificando con la banca dei BRICS, di cui la Dilma Rousseff, ex presidente del Brasile, oggi è la responsabile appunto di questa banca. In quell'occasione, quando Chavez propuso, come si dice, aveva, Proposto. propose, grazie, propose la creazione del Banco del Sud, il Brasile di fatto non solo si oppose, ma si opponette, ma si oppose, grazie, il mio italiano sta peggiorando, ma praticamente non gli diede il peso necessario. Perché? Perché il Brasile ha una banca importantissima, che è il BNDES, cioè il Banco Nazionale di Sviluppo, che è una potenza, diciamo, non solo per quanto riguarda il finanziamento interno alle imprese brasiliane, ma anche rispetto al resto del continente latinoamericano. Però, insomma, in concreto il Brasile non volle la creazione di questa banca, perché Chavez aveva proposto, oltre al tema comunicazione, quindi la creazione di Telesur, oltre a un consiglio di difesa che riunisse i paesi latinoamericani con
come tali, cioè che si smarcasse, diciamo, dall'egemonia statunitense, aveva proposto appunto il tema finanziario, economico, eccetera, con la creazione della Banca del Sud. Quindi quel secondo elemento è stata una frizione già che veniva da tempo. Il terzo elemento, a mio avviso, di frizione è che i paesi dell'ALBA, cioè dell'Alleanza Bolivariana delle Americhe, trattino Trattato Commerciale dei Popoli, avevano stabilito e ancora usano il sucre come appunto unità monetaria di riferimento. A me ricorda un po' il serpente monetario, se i nostri ascoltatori si ricordano, che l'Unione Europea aveva nel passato, cioè una canasta di monete locali con cui si commerciava all'interno dell'Unione Europea agli inizi, tra virgolette, molto prima dell'euro, e insomma è roba di diversi anni fa. Ma il sucre era appunto l'unità monetaria di riferimento ed è all'interno dei paesi dell'ALBA. Anche lì il Brasile si mise di traverso sostanzialmente nell'utilizzo di questa moneta, perché gli avrebbe levato peso. Ed oggi appunto questo cosiddetto veto per l'entrata del Venezuela non aiuta né il Brasile nella sua politica interna e nella sua capacità di sviluppo interno, né tantomeno l'integrazione latinoamericana. Quindi certo sono entrati Bolivia e Cuba all'interno del club dei soci del BRICS, ma insomma il peso del Brasile ovviamente non ha nessuno che gli faccia ombra, ecco, per capirci, no? È chiaro che l'entrata del Venezuela sarebbe stato di altro tipo, di altro peso. Ricordo anche che l'Argentina entrò in parte nei BRICS grazie alla pressione di Lula. Argentina che con la presidenza di Milei naturalmente non ne ha voluto a che vedere ed è uscita sostanzialmente dai BRICS immediatamente appena Milei è stato eletto. Però Lula doveva fare, come dire, un favore a Alberto Fernandez, cioè al presidente anteriore dell'Argentina, e quindi spinse perché l'Argentina facesse parte dei BRICS, cosa che è durata pochi mesi. Quindi, riassumendo, diciamo che questo aspetto del Venezuela è stato vissuto ovviamente molto male dai venezuelani, che parlano un po' di pugnalata alla spalle sostanzialmente, e questo io credo che provoca anche una frizione all'interno del gruppo BRICS, perché sia la Russia che la Cina che altri paesi, lo stesso Sudafrica, si erano espressi positivamente per l'entrata del Venezuela, e invece questo blocca un po' e rimanda indietro, no? nella costruzione di questo mondo multipolare. Lo dico perché al di là delle riserve petrolifere, appunto, di cui parlavo, mi pare che sostanzialmente non si può ragionare su un modello di democrazia molto occidentale, tra parentesi, paragonando paesi che viceversa sono entrati appunto nei BRICS come se fosse, no, una democrazia unica, un modello democratico unico. Parlavo dell'Arabia Saudita, ma insomma possiamo parlare della Bielorussia, della Turchia stessa, no? Eccetera. Per ultimo, e poi taccio, a me pare che sia la Turchia che l'Arabia Saudita, cioè i due paesi legati a doppio filo agli Stati Uniti, continuano a giocare un po', insisto, con un piede in due scarpe, no? Non vogliono perdere i rapporti, diciamo, con Washington, commerciali, militari, eccetera, eccetera, ma dall'altra parte si rendono conto che di fronte a questa transizione in atto, un po' c'è da vedere che cosa succede al di fuori del nord globale, al di fuori dell'occidente globale, eccetera. E per chiudere su questo elemento, non vorrei essere troppo negativo, credo che i BRICS hanno la possibilità di svolgere un ruolo enorme
nella costruzione di questo mondo multipolare che è auspicabile. Questo non significa avere una concezione campista. Sappiamo bene, diciamo, che cos'è la Russia di Putin, sappiamo bene cosa sono altri paesi, eccetera, ma significa prendere atto di questa transizione, prendere atto del fatto che sempre più il nord globale perde un'egemonia, no? Tant'è che sulla stampa mondiale, in particolare, come sempre, quella legata ai poteri forti dell'Occidente, si è cercato di sminuire questa riunione, no? Si è cercato di sminuire il ruolo appunto di questi BRICS Plus e di questa novità che c'è, o censurandola del tutto, come tu dicevi all'inizio, cioè non è apparsa forse qualche riga qui e là, insomma, oppure se se ne parla se ne deve parlare male, no? Quindi accentuando, diciamo, le contraddizioni interne, accentuando i problemi che ci sono, mentre viceversa, per esempio, Cina e Pakistan sono riusciti ad avere un importante accordo sui problemi di frontiera, eccetera. Ma insomma, sulla stampa occidentale, sui media occidentali, si è presentata questa riunione, quando si è presentata, come una roba di secondo piano, insomma, una roba che in realtà non cambiava nulla. Questo è un errore. Si continua ad avere gli occhi chiusi rispetto a questo mondo e soprattutto di fronte alla caduta verticale dell'egemonia statunitense che provoca le guerre in giro per il mondo e che appoggia i regimi che conosciamo in giro per il mondo, in particolare penso al genocidio della Palestina e dei palestinesi da parte di Israele, no? Che ha l'appoggio appunto sfegatato degli Stati Uniti e anche del conflitto Russia-Ucraina o Russia-NATO in realtà. Nei confronti della Russia c'è stato un accerchiamento grazie all'allargamento della NATO, c'è stato un tentativo, in alcuni casi riuscito, in altri meno, di rivoluzioni colorate, no? In diversi paesi dell'est e oggi sia per quanto riguarda la Georgia sia per quanto riguarda quello che sta succedendo in Moldavia mi sembra che questo tentativo non sia affatto concluso, ma viceversa c'è come dire, una spinta a mantenere l'accerchiamento, a rafforzare l'accerchiamento nei confronti della Russia. Paradossalmente questo ha significato non solo, come raccontavo prima, una necessità da parte della Russia indipendizzarsi, di rendersi indipendente appunto rispetto alle sanzioni che ci sono state, le cosiddette sanzioni in termini economici, in termini commerciali, eccetera, ma si è spinta la Russia verso la Cina. No? E quindi ha rafforzato quell'asse asiatico con il suicidio dell'Europa rispetto al conflitto ucraniano. Mi fermo qui per quello che mi chiedevi. Ok, sì, diciamo che l'impressione è stata che il paese che spingeva di più per creare un'alternativa rispetto a quello che hai definito il nord globale era presumibilmente la Russia, anche perché è il paese che più, diciamo, sottobotta in questo momento. Inoltre il vertice si teneva, diciamo, a casa loro e quindi erano particolarmente interessati affinché ci fosse, diciamo, un salto di qualità anche, diciamo, nel processo di dollarizzazione, che sembra essere uno degli aspetti più importanti e significativi di questa alternativa al signoraggio del dollaro. L'impressione è che appunto non c'è stato questo salto qualitativo, tant'è che ad esempio i mezzi di comunicazione, la RAI, eccetera, anche Radio Tremondo, insomma, non ne hanno parlato per niente, non hanno parlato per niente, per questo sicuramente è indizio che non c'è stato questo salto qualitativo per cui sarebbero stati costretti a parlarne.
Ma appunto anche chi ne ha parlato molto, come Ottolina TV, che sono forse i maggiori sostenitori del multipolarismo, sono rimasti parecchio delusi perché appunto sostengono che la proposta della Russia, che era una proposta comunque importante, ma comunque realista, non, assolutamente non estremista, non è stata, diciamo, accolta, è caduta nel vuoto. E quindi forse per chi aveva troppe aspettative è stata una delusione. Però, per esempio, ne abbiamo parlato in un'altra video intervista che uscirà un po' prima di questa con un importante analista brasiliano, Marcos Del Royo, e lui invece, diciamo, tendeva a vedere più il bicchiere mezzo pieno, perché diceva che comunque, e mi pare che un po' è anche la tua lettura, insomma, che comunque ci sia un avanzamento. L'impressione che ho io è che forse il fatto che nel precedente vertice siano stati fatti entrare nei BRICS per, diciamo, riequilibrare il fatto che era stato accolto l'Iran, paesi decisamente legati agli Stati Uniti e comunque all'imperialismo occidentale come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti o l'Egitto, questo sicuramente avrà frenato questa presa di posizione, diciamo, alternativa rispetto, perché già c'era, naturalmente c'erano paesi come l'India e lo stesso Brasile che in qualche modo erano contrari alla posizione della Russia e della Cina di porsi come alternativa, perché sono paesi che giocano un po', che tengono un po' il piede nelle due staffe. E credo che appunto il fatto di aver inserito dei paesi che sono ancora più schiacciati di questi sulle posizioni degli Stati Uniti, di quello che chiamano l'Occidente collettivo, sicuramente non ha migliorato, non ha migliorato le cose. E comunque però il fatto che così tanti paesi si siano comunque avvicinati e siano interessati ad entrare, sicuramente questo è un segnale importante, nel senso che magari non si è proceduti in maniera così spedita come si sarebbe sperato, ma comunque il processo va avanti e sembra sostanzialmente inarrestabile, insomma, cioè non c'è un arretramento, comunque c'è. Certo, c'è questo evento un po' tragico per noi, diciamo, di sinistra, perché è una contraddizione forte nel nostro campo, per cui il Brasile, che comunque ha un governo, per quanto moderato, di sinistra, è stato proprio lui, diciamo, a bloccare l'entrata di un altro paese che ha un governo di sinistra meno moderato come quello del Venezuela. E sicuramente questo rende più difficile la vita al Venezuela, che vive appunto sotto botta, sotto embargo da parte degli Stati Uniti, ma anche degli altri paesi occidentali che non hanno voluto riconoscere i risultati delle elezioni. E questo credo che sia, purtroppo, sta diventando la norma, cioè tutte le volte, lo dicevi pure te a proposito della Georgia, ma adesso pure in Mozambico, tutte le volte che le elezioni non vanno come vorrebbe l'imperialismo occidentale, non si riconoscono i risultati. E questa tendenza poi sta entrando pure negli Stati Uniti, come sappiamo, tra pochissimo ci saranno le elezioni, ma diciamo, Trump e i repubblicani già hanno detto che riconosceranno soltanto la loro vittoria, cioè la loro sconfitta non la riconosceranno. Quindi, purtroppo c'è un imbarbarimento da questo punto di vista, direi molto preoccupante e molto evidente. Per cui le elezioni, appunto, sono democratiche solo quando vincono quelli che fanno gli interessi, diciamo, dell'Occidente collettivo. Se vince qualcun altro, a priori, diciamo, e questo sì, naturalmente poi colpisce il fatto che il Brasile non ha avuto niente da ridire nel fatto che delle monarchie assolutistiche come l'Arabia Saudita o gli Emirati Arabi Uniti siano entrati paesi, diciamo, ultra integralisti, ultra fondamentalisti, che sostengono l'integralismo, il fondamentalismo, il terrorismo
islamico in tutto il mondo, che mitragliano, come abbiamo visto, gli immigrati in Arabia Saudita quando cercano di entrare, appunto, sono delle cose veramente barbare, dove le donne non hanno nessun diritto, sono assolutamente assoggettate alla schiavitù domestica, cioè veramente c'è ancora una concezione patrimoniale dello Stato, per cui lo Stato è proprietà di quella famiglia che fa quello che vuole, rapisce le donne quando. Vabbè, delle cose veramente. E su questo, insomma, non ha pensato di mettere il veto, invece ha messo il veto rispetto a un paese che comunque dal punto di vista internazionale gioca un ruolo importantissimo, perché come dicevi te, ci sono le più importanti riserve energetiche che hanno un valore strategico essenziale e con tutti i problemi, i limiti. Tutto quello che vogliamo, e tuttavia è un paese in cui queste risorse non sono, diciamo, a servizio dei più ricchi o dell'imperialismo, ma sono a servizio comunque in qualche modo del popolo. E questo naturalmente non è accettabile. Se mi permetti, Renato, sì, Scusa. no, figurati, no, io sono d'accordissimo con le cose che dici. Aggiungo, numero uno, c'è, come dici tu, una prudenza, no? Molto chiara da parte dei BRICS a non apparire come il blocco politico anti-occidentale, alternativo al sistema, all'ordine mondiale attuale. C'è una prudenza perché all'interno dei BRICS, ovviamente, lo spettro è molto ampio, no? Quindi c'è di tutto, appunto tu ricordavi le monarchie, le petromonarchie ed altri, insomma, quindi c'è molta prudenza. Io in parte capisco, tra virgolette, la prudenza, perché naturalmente costruire un polo, no? Diverso significa anche riuscire ad integrare e a levare sostanzialmente alleati al mondo occidentale. Quindi mi rendo conto, stiamo parlando di geopolitica generale, insomma, non parliamo di elezioni di un paesino, no? E quindi c'è questa, diciamo, diplomazia in corso, anche sotterranea, tra parentesi. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che, come tu dicevi, rispetto alle elezioni, al sistema elettorale, se vinciamo noi va tutto bene, se vincono gli altri, le elezioni sono fatte con i brogli, no? C'è un po' una democrazia borghese, come si diceva una volta, che si auto ridefinisce, si auto erode, tra virgolette. E questo è un altro elemento, a mio avviso, da seguire molto attentamente, perché di fronte a un'egemonia appunto in calo da parte degli Stati Uniti, eccetera, in realtà le stesse cosiddette regole democratiche del passato già non valgono più, no? Quindi questo è un altro punto da tenere sott'occhio. Il terzo punto, a mio avviso, è questa storia del veto. Credo che, così come il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha utilizzato il veto, le potenze hanno utilizzato il veto per diversissimi motivi, eccetera, bloccando una serie di misure, bla bla bla. Anche nel caso dei BRICS, io credo che questa storia del veto sia a doppio taglio, molto a doppio taglio. E quindi forse anche quello andrebbe da rivedere. E l'ultimo elemento, per non farla molto lunga, è che facciamo noi. Perché, certo, stiamo alla finestra a vedere, diciamo, un mondo multipolare, tra virgolette, che dipende dagli stati, dipende dai governi. Allora, che ruolo possono avere i popoli? In particolare in Italia, ma anche a livello europeo, perché credo che questa sia una grande opportunità di minare l'egemonia, diciamo, imperialista e l'egemonia degli Stati Uniti in particolare. Quindi, che ruolo possiamo avere noi? Che tipo di alleanze possiamo costruire noi, non solo tra governi, eccetera, ma tra popoli, no? Quindi questo è il grande interrogativo, io credo, che rimane sostanzialmente. Ho letto diversi articoli in questo senso negli ultimi tempi, no? E le critiche un po' sono queste, cioè gli stati, i governi, eccetera, fanno questo, ma noi che facciamo? Credo che questo interrogativo rimane aperto, insomma. Ecco,
Però penso che in ogni caso vada appoggiato questa ridefinizione, no? Multipolare del mondo per i motivi che ci siamo detti fino a qua, in questa trasmissione. Io mi fermo qui. Sì, no, io penso che questo sia un punto fondamentale che giustamente richiamavi, però credo anche che il fatto che si stia con tutti i limiti e con tempi che sono tempi lunghi, comunque costituendo un po' l'alternativo, sicuramente secondo me è fondamentale da questo punto di vista, perché prima sembrava veramente il TINAL, cioè il There is no alternative all'Unione Europea, col suo impianto ultraliberista, alla NATO, ad essere schiacciati sugli Stati Uniti, mentre adesso effettivamente ci sarebbe tutta la possibilità di sviluppare una politica realmente indipendente che sia in grado appunto di sfruttare a proprio vantaggio questo mondo che diventa sempre più multipolare, e quindi pure l'Italia potrebbe. Cioè, pensiamo appunto, l'Italia sta proprio al centro del Mar Mediterraneo e quando eravamo governati dalla Democrazia Cristiana, con tutti i limiti, comunque cercavano di tenere una posizione equilibrata. C'era anche l'ENI che svolgeva una funzione anche qui di equilibrio, proprio perché stando in mezzo al Mediterraneo è proprio nostro interesse mantenere buoni rapporti con la sponda sud, con i paesi arabi. Adesso abbiamo appunto un governo, ma non solo il governo, pure lo Stato, perché basta vedere le posizioni del capo dello Stato, che sono spesso addirittura peggiori su questi aspetti del Presidente del Consiglio, sono completamente schiacciati sulla NATO, sugli Stati Uniti e sul sostegno al genocidio, proprio in maniera sfacciata. E poi è inutile, insomma, parlare di Piano Mattei, perché Mattei era uno che sosteneva addirittura la guerra per la liberazione dell'Algeria, aveva ottimi rapporti con il mondo arabo, con i paesi che combattevano contro l'imperialismo, insomma. Oggi invece l'ENI fa accordi sottobanco con Israele per lo sfruttamento no, delle risorse del gas e del petrolio che in realtà sono palestinesi, insomma, quindi è giusto il tuo richiamo al tema dell'ENI e alla vecchia politica appunto di Mattei nei confronti dei paesi arabi. Oggi siamo proprio in un'altra sfera. Quindi questo credo che sia il campo di lavoro, no, di una sinistra che è degna di questo nome, insomma, che riprenda una visione multipolare e appoggi questo cambiamento. Insomma. Non si tratta di campismo, si tratta di realismo, si tratta di vedere quello che sta succedendo, insomma, senza tapparsi gli occhi e guardare da un'altra parte. Ecco, questo. Eh sì, perché veramente ci sarebbe la possibilità di avere realmente una reale autonomia anche, e indipendenza. Ad esempio, qualche tempo fa abbiamo intervistato i compagni del GVP che hanno vinto le elezioni presidenziali, adesso vinceranno, avranno la maggioranza assoluta anche quelle parlamentari in Sri Lanka. Eppure la loro prospettiva appunto è questa, cioè di rendere il paese indipendente sfruttando questa situazione appunto multipolare che ti dà degli spazi, diciamo, d'azione. E quindi credo che qui veramente quello che dicevi prima, cioè i popoli potrebbero svolgere un ruolo essenziale per spingere in questa direzione, perché naturalmente se non ci sarà una spinta dal basso, difficilmente, insomma, appunto dice persino l'ENI, appunto, è completamente diversa oggi. Però appunto questo dipende anche dai rapporti di forza Certo. nel conflitto sociale, che purtroppo sono a sfavore delle masse popolari, proprio perché c'è stata purtroppo in questi ultimi anni una passivizzazione, soprattutto poi nel nostro paese, che da questo punto di vista. La rivoluzione passiva di Gramsci, torniamo a Gramsci, appunto. Sì, invece scusa, l'altra questione che ti volevo un attimo chiedere per andare verso le conclusioni è appunto questo discorso da una parte importante, da un'altra parte molto preoccupante della crisi della democrazia borghese occidentale. Appunto il paese che è stato sempre il faro della de democrazia borghese occidentale, gli Stati Uniti, che sembra appunto diciamo un modello
di equilibrio, di rispetto delle regole, almeno diciamo in questo bipolarismo tra democratici e repubblicani, invece adesso rischia appunto di esplodere. I repubblicani parlano sempre più apertamente di una guerra civile e addirittura di una secessione nel caso in cui le elezioni non dovessero vedere la loro vittoria, e poi vedono la loro vittoria come la vendetta e come aprire una vera e propria caccia alle streghe, insomma. Questo da una parte è interessante perché è un segnale di debolezza di questo modello, della sua capacità di egemonia, che abbiamo visto pure in queste ultimissime vicende all'ONU, dove appunto gli Stati Uniti si sono trovati soltanto con Israele contro tutto il resto del mondo, a eccezione della Moldavia, rispetto diciamo alla critica al blocco economico che impongono a Cuba. Però dall'altra parte questa dinamica è estremamente preoccupante, insomma, come la vedete? E possiamo interrompere un minuto prima di risponderti? Devo un attimo andare alla porta, No, un vai, vai, secondo, sì, e poi riprendiamo. Scusa, vai, sì. Allora, se sì. blocchi un attimo la Vai, vai, no, registrazione. vai, vai, io intanto parlo io perché non posso Grazie. cliccare. Allora, sì, dicevamo appunto che da una parte ci sta sicuramente l'attitudine che è tipica della Cina per quello che riguarda la questione dei BRICS, di non accentuare il conflitto con i paesi occidentali, perché appunto la Repubblica Popolare Cinese non è interessata a favorire lo scontro, anche perché dal punto di vista economico è sempre più in vantaggio e quindi è assolutamente contraria a inasprire, diciamo, il conflitto, come in qualche modo invece è costretta a fare la Russia. E dall'altra parte vediamo appunto un mondo occidentale sempre più in difficoltà, ma per questo anche sempre più aggressivo, sempre più anche irrazionale, come appunto stiamo vedendo soprattutto in queste elezioni che ormai nei prossimi giorni appunto avranno luogo negli Stati Uniti. E quindi sì, adesso Marco è tornato e quindi sì, sentiamo che cosa ne Sì, pensa. scusa, problemi familiari. E guarda, io penso questo, sono totalmente d'accordo con te. Leggevo ultimamente un'analisi molto preoccupante sugli scontri interni appunto negli Stati Uniti e sul fatto che sia democratici che repubblicani considerano queste elezioni come dire, il punto di rottura sostanzialmente, no? Non ci scordiamo che, tra parentesi, gli Stati Uniti sono un paese in cui la popolazione è fortemente armata, e quindi questa spinta all'odio, questa spinta alla polarizzazione, in particolare da parte dei repubblicani con Trump, eccetera, ma in parte anche dei democratici in alcuni casi, eccetera, è preoccupante. L'altro elemento a proposito di questo è Musk, Elon Musk, e anche Steve Bannon, che è appena uscito da galera qualche giorno fa. Entrambi si sono schierati con tutti i piedi con Trump, ed entrambi stanno giocando un ruolo molto importante, perché oggi non abbiamo parlato, ma insomma il dominio dell'algoritmo, il dominio delle cosiddette reti sociali, a me non è mai piaciuta la definizione perché di sociale c'è poco, ma insomma delle reti che in un modo o in un altro controllano, no, la comunicazione, oltre ai grandi mass media, eccetera, eccetera, è, insomma, è un elemento fondamentale. Questi soggetti, Musk e Bannon, hanno gettato benzina sul fuoco, no? In tutto questo periodo e in questi giorni, in particolare nell'ultima settimana, ma non solo. Quindi è un lavorio, diciamo, che punta all'odio, punta allo scontro, punta alla definizione attraverso la violenza delle regole della democrazia liberale, così come l'abbiamo conosciuta, anche negli stessi Stati Uniti, cioè nel centro dell'impero. Ricordiamo il tentativo
diciamo, di colpo di Stato, no? Dopo la sconfitta di Trump, l'assalto al Campidoglio, quel tipo di cose che sinceramente non ci aspettavamo, no? Come risposta a una sconfitta elettorale. Invece stiamo così, stiamo che la vecchia democrazia borghese sta ridefinendo le proprie regole, sostanzialmente. Insisto, nel centro dell'impero, quindi questo ha una ripercussione a cerchi, diciamo, è un sasso che si getta nello stagno e poi questo, no, si allarga in diversi paesi. Tu lo ricordavi prima, insomma, il caso della Georgia, il caso del Venezuela, il caso di molti altri paesi. Se vinciamo noi va tutto bene, se vincono gli altri si tratta di brogli. E questo è preoccupante perché è il modello nella testa, diciamo, dell'impero. E quindi quel modello appunto si può ripercuotere, no? Così come già si sta ripercuotendo la polarizzazione politica, l'odio, le regole, diciamo, della democrazia così come l'abbiamo conosciuta sono completamente saltate. E quindi si impone, c'è un dominio, non c'è un'egemonia, no? Tornando a Gramsci, si parla appunto del dominio, chi vince prende tutto sostanzialmente e gli altri sono nemici da annientare. Questo è un po' il cambio anche, scusate, di fase dalla democrazia liberale a una cosiddetta democrazia autoritaria, una democratura, no? Che ha caratteristiche della dittatura, poi alla fine non so se della maggioranza, perché poi c'è da vedere se questi sono maggioranza davvero, se pensiamo per esempio all'astensione. Quindi all'allontanamento di grandi fette di popolazione dal voto, penso, diciamo, dalla Liguria per tornare a noi fino ad altri paesi in cui ha votato la metà della gente, anche meno. Beh, queste regole non sono più valide, questa è la verità. E quindi altre regole vanno non solo inventate, ma sperimentate, una democrazia dal basso, una democrazia partecipativa, insomma, no? Che non è solo il tema elettorale, che non è solo una volta ogni 4 anni mettere una scheda in un'urna. Ecco, tutta questa questo universo, diciamo, è aperto, soprattutto per la sinistra. Quindi la costruzione dal basso di elementi di democrazia che siano sostanziali e non solo formali, credo che sia un compito prioritario per chi si definisce di sinistra, non solo in Italia, ma in genere. Tra parentesi, permettimi questa annotazione, noi abbiamo fatto fino a martedì scorso un corso su Gramsci con i compagni messicani, compagni di Morena, con l'Istituto Nazionale di Formazione e c'è una fame di formazione, c'è una sete e fame di formazione importantissima. Migliaia di persone hanno partecipato a questo corso, ma letteralmente, quindi lo dico perché Gramsci si studia più fuori dall'Italia che in Italia, invece Gramsci avrebbe molto da dire a proposito di dominio, di regole che cambiano, di egemonia da costruire, di blocco storico da ricostruire, eccetera. Lo dico con molta modestia, con molta umiltà, ma insomma, credo che questo sia il punto centrale. Non solo parlare di politichese, non solo parlare di alleanze elettorali, eccetera, perché questo mondo che cambia ha bisogno sì, di un'analisi, ma anche di un'azione diversa da quella che è stata la sinistra fino ad ora. Mi fermo. Certo. Sì, scusa, ultimissima questione a proposito di tutto questo ragionamento e anche di Gramsci, appunto l'impressione è che il cosiddetto Occidente collettivo ragioni sempre meno in termini di egemonia e sempre più in termini di violenza, insomma, e di dominio. E purtroppo credo che sia proprio esemplare quello che sta facendo Israele, che lo fa solo perché c'è completo appoggio e la completa copertura da parte dell'Occidente collettivo, che sta facendo veramente piazza pulita di qualsiasi forma di diritto internazionale, persino delle Nazioni Unite, cioè il fatto che chiuso l'URVA e che ha de definito le Nazioni Unite una palude antisemita e via dicendo, insomma, si va sempre al di là di quello che si poteva immaginare, insomma. E questo pure credo che sia un aspetto molto preoccupante, e che richiederebbe appunto la risposta che dicevi te,
mai come oggi ci sarebbe bisogno di un altro modo di fare politica, di un altro modo di intendere la democrazia. Se vuoi dire Assolutamente un'ultima sì. cosa su questo fatto, appunto, che stanno No, facendo sì, no, passare. d'accordissimo Renato. Ci aggiungo il fatto che se c'è qualcosa che è morto definitivamente è l'eurocentrismo, no? L'Europa che si crede al di sopra del resto del mondo, si crede la culla della civiltà, si crede la culla anche del futuro. In questo Borrell, ex responsabile della politica estera e sicurezza comune, lo spagnolo Borrell, che aveva definito, no, il giardino, l'Europa era un giardino circondata da questa selva, tra virgolette, esterna, eccetera, eccetera. Non solo fa ridere, ma sinceramente è preoccupante, no? Questo eurocentrismo che ancora non muore, che ancora non si rende conto che viceversa attorno all'Europa, in particolare attorno all'Occidente collettivo, globale, eccetera, si muove un altro mondo, in maniera accelerata, in maniera strutturata sempre di più, e se non ci rendiamo conto che noi dobbiamo assolutamente dialogare e costruire ponti, no, con questo mondo che si muove, io credo che rimarremo non solo sempre più isolati, ma addirittura ci si vedrà come nemici, sostanzialmente, perché se l'Europa continua ad appoggiare il genocidio, come tu stesso ricordavi, e l'Italia appoggia il genocidio, il ruolo delle imprese armamentistiche italiane in questo senso è molto emblematico. Si parla poco, no, dell'Italia che appoggia in armamenti Israele e non solo. Viceversa, il nostro paese purtroppo ha un ruolo di primo piano, e sempre di più, tra parentesi. Beh, insomma, se non ci rendiamo conto che bisogna cambiare di passo, poi non ci lamentiamo, diciamo, del fatto che veniamo visti, parlo come paese, ovviamente, come nemici, come antagonisti a questo nuovo mondo che si sta creando. Questo è un altro dato preoccupante che deve far riflettere e deve provocare, diciamo, un cambio di passo. Perfetto, grazie, concludiamo con questo, mi sembra la migliore conclusione. Va Ciao, alla bene. prossima.